Mercoledì 31 gennaio 2024, buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa. Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, principalmente Jannik Sinner e la sua popolarità alle stelle dopo il successo agli Australian Open, ma anche le ultime ore del mercato di gennaio, che fin qui non ha regalato grandissimi colpi, ma in generale trovate nel gruppo Telegram News un articolo molto interessante che racconta del perché in questa sessione di mercato si sia speso così poco, non solo in Italia, ma in generale in Europa. Il duello tra la Juventus e l'Inter, l'attesa per il duello tra Juventus e Inter e per l'appunto poi gli ultimi tentativi di mercato, di rinforzo di mercato per le squadre italiane. La Gazzetta dello Sport apre appunto con Jannik Sinner, assalto al trono, scrive Jannik si prepara per superare Re Djokovic, la Premier Meloni lo riceve, non andrà a Sanremo, la nuova missione di Sinner, scrive la Gazzetta dello Sport, a Wimbledon per il primato, anche sul Corriere dello Sport, vedete c'è Jannik Sinner che è un caso perché insomma non vorrebbe non andare a Sanremo, vederlo al festival sarebbe una delusione, dice il presidente della Federtennis Binaghi. Se vogliamo scrivere una storia diversa bisogna proteggerlo anche da queste cose. Anche su Tutto Sport si scrive più forte di Alcaraz. Intervista Marcora contro il quale Jannik a 17 anni vinse il primo torneo. È speciale, unico, lo capì non solo perché mi travolse. È una possibilità quella del primo posto nella classifica mondiale per Sinner. È una corsa a 4 per il vertice. Jannik avrà pochi punti da difendere sulla terra e potrà lanciare l'assalto sull'erba, per l'appunto Wimbledon. In questo momento la classifica vede in testa Djokovic, poi c'è Alcaraz, poi c'è Medvedev, battuto proprio domenica da Jannik Sinner. A proposito di Alcaraz, all'interno della Gazzetta dello Sport c'è un articolo proprio che parla di come Jannik e Carlos siano stati predestinati, la rivoluzione degli amici rivali, prima Alcaraz e poi Sinner, hanno interrotto il regno di Djokovic a Wimbledon e in Australia, prove generali del nuovo corso. Poi c'è la questione del derby d'Italia. Domenica c'è Inter-Juventus, la Gazzetta dice chi deciderà la sfida, attenti a quei turchi. Inzaghi e Allegri chiedono a Çalhanoğlu e Yıldız di stupire. Terim dice un duello top, Kenan sarà una stella e Hakan è il regista migliore della Serie A. Anche sul Corriere dello Sport la parte centrale prova a prendermi, Lautaro Vlahovic, ossessione scudetto, l'argentino ha segnato 19 gol in campionato, uno ogni 85 minuti, il serbo vive un momento magico, è a quota 12, 6 nelle ultime 4 gare. Allegri va a caccia della nona vittoria in trasferta per salire a più 2 su Inzaghi. Anche su Tutto Sport si parla della partita e lo si fa attraverso un'intervista a Stefano Tacconi, che sembra essere in ripresa. Naturalmente gli facciamo i migliori auguri per continuare la risalita. Lautaro è careca e Vlahovic Pablito. L'argentino vive un momento magico, il serbo si è ripreso alla grande dopo i malanni. Per un portiere affrontare due tipi così è terribile. All'interno della Gazzetta dello Sport l'approfondimento è anche legato alla questione tattica, il confronto tra il 3-5-2, Inzaghi è sempre Inzaghi, e poi il trasformismo invece di Massimiliano Allegri. Per quel che riguarda invece il mercato della Juventus, salta il trasferimento di Moise Kean, che dopo i test atletici è ritornato a casa, il 23enne attaccante della Juventus, mentre in arrivo dal Southampton c'è Alcaraz. Già fissate le visite del centrocampista, diritto di riscatto tra i 35 e i 40 milioni per appunto il nuovo innesto della Juventus. Poi ci sono le altre notizie di mercato, come ad esempio da una parte lo scatto della Fiorentina che prova a prendere Belotti, anzi praticamente l'ha già preso. Il centravanti della Roma dovrebbe arrivare oggi in prestito, ora lo sprint per Gudmundsson del Genoa, ma anche
per Giovanni Reina. Giovanni Reina è il talento del Borussia Dortmund, americano del Borussia Dortmund, viola su Reina e su Belotti, mentre la Lazio cerca il rilancio per Clarke e Odgar verso il Bologna. Notizie di mercato anche per quel che riguarda la Roma, con il tentativo in extremis, come ci racconta il Corriere dello Sport, di prendere Baldanzi, trattativa oltranza per l'esterno. L'Empoli chiede 15 milioni e Pisilli. Angelino intanto è arrivato nella capitale e dice: qui per rilanciarmi. C'è un altro tema che si trova all'interno della Gazzetta dello Sport, che non riguarda direttamente, diciamo, il mercato attuale, ma quello futuro. Si parla di Lukaku. La Roma oltre Lukaku, difficile. La conferma del belga Giugno, Ebram recupera e c'è l'idea e chi ti che. Poi c'è la Corea di Mancini, eccolo qui sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. La sua Arabia Saudita è fuori dalla Coppa d'Asia, Mancini ha la sua Corea, Arabia eliminata, ha raggiunto al 99esimo il CT italiano, non ha guardato gli ultimi rigori. Il presidente federale saudita dice inaccettabile, Mancini ha detto pensavo fosse finita, insomma non va molto bene. Fin qui l'avventura di Roberto Mancini con l'Arabia Saudita. Mancini anche sulla prima pagina di Tutto Sport, eccolo qui, l'altro flop, l'Arabia è fuori. Poi appunto Belotti e poi a Torino attendono ancora Rafa Mir, sono ore frenetiche per sistemare attacco e fascia, secondo i desideri di Juric, Sopi in uscita e corsa 2 per quel che riguarda il Torino. Poi c'è il Napoli, eccolo qui, il Napoli si gioca a 150 milioni. La missione di Walter, racconta il Corriere dello Sport, dice: dal mondiale per club alla Champions, in palio in 4 mesi, soldi e prestigio. Mazzarri aspetta il ritorno di tutti i big per rilanciarsi. All'interno della Gazzetta dello Sport si parla di Conte al Milan sulla prima pagina di Tutto Sport. Le voci tornano insistenti. Conte agita il Milan e Motta, il tecnico del Bologna, resta il principale candidato per il dopo Pioli. Ma all'interno della Gazzetta c'è un articolo che si intitola Chi diavolo resta? Ovvero il Milan ricomincia da Loftus e Pulisic, Leao, Teo e Maignan, occhio alle big. Gli ex Chelsea sono già un punto fermo, come Reinders, confermati anche Chao, Bennacer, Giroud deciderà a fine stagione. Intervista poi all'interno della Gazzetta a Fabio Capello, che dice: terzi non basta, parlando del Milan, rosa superiore a quella della Juve, Milan ora prendi un mediano top, vedo un netto progresso grazie a lui, parlando di Pioli, scudetto, l'Inter è nettamente più forte. Queste le parole di Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport. Bene, questo è tutto per la rassegna stampa di oggi. Io vi ringrazio e auguro a tutti un buon mercoledì.